Purtroppo lui ha perso la vita in un incidente stradale a causa di un uomo che guidava ubriaco fradicio e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Da allora niente per me, per noi e per tutte le persone che gli volevano bene è stato lo stesso. Per qualche bicchiere di troppo e qualche spizio in più, la vita di una persona così speciale è stata stroncata a soli 18 anni. La notte tra l'1 e il 2 agosto dell'anno scorso, uno dei tanti incidenti avuti in moto ha impedito ad Andrea di poter realizzare i propri sogni e di poter restare in questa scuola ogni giorno fra i nostri banchi. Così gli studenti dell'ITIS Mattei di Sondri hanno ricordato i loro compagni volati in cielo. Daniele Bertolini, 18enne di Buglia in Monte, vittima dell'incidente accaduto il 19 ottobre 2018 sulla statale 38 a Castione de Venno. E Andrea Zen, 16enne della Valfurva, spentosi in seguito a una caduta dalla sua moto mentre rientrava a casa. Il pensiero era rivolto a loro durante la manifestazione promossa dalla prefettura di Sondrio. Siamo convinti che il miglior modo per limitare queste tragedie sia comunque rispettare i limiti di velocità, mettersi alla guida sobri e non utilizzare il proprio smartphone quando si conduce un veicolo. Vorrei che tutti i ragazzi capissero che la vita non è un videogioco, che non puoi comprarti un'altra vita, non puoi in qualche modo annullare quello che succede. Quello che abbiamo cercato di fare oggi, anche con la collaborazione degli alunni, è stato quello di ricordare come il rispetto delle regole della strada non sia un rispetto astratto, ma sia necessario per garantire a tutti gli utenti della strada sicurezza, evitare ai giovani di poter infrangere i loro sogni con uno stupido atteggiamento bevendo, mescolando con stupefacenti, rispondendo a uno smartphone, non utilizzando la cintura. I ragazzi non dimenticano. I ragazzi non dimenticano e abbiamo approfittato di questa giornata, che è la giornata nazionale delle vittime della strada, per ricordare anche questi nostri studenti, due di purtroppo tantissimi altri che hanno subito conseguenze molto gravi. La scuola vuole essere un posto dove si crea sicurezza e si creano le premesse per cercare di evitare queste tragedie. L'impegno come soccorritori che svolgiamo con la guida di Areo in collaborazione sempre molto fattiva con le forze dell'ordine, ma abbiamo anche un altro importante compito, quello dell'educazione. Oggi avete donato dell'attrezzatura alla Croce Rossa. I simulatori, i gazebo, le microcar. E poi ci siamo donati anche noi, perché nella continuità noi saremo sempre disponibili. Si è creata una perfetta sinergia sul territorio per mettere in campo tutte le risorse migliori a